Buongiorno, bellissimo, un tempo meraviglioso stamattina, c'è una giornata meravigliosa. Lascerò il letto scoperto per almeno un paio d'ore e poi dopo lo faccio. Buongiorno, buongiorno a tutti, sto posando l'auricolare perché come al solito 10.000 chiamate manco, faccio qualsiasi altra cosa in casa, infatti mi stavo andando a cuocere un po' di verza, verza che ho preso da Tenuta Friggenti, non so se voi acquistate tutti quelli della Campania perché purtroppo loro non credo che vanno in altre zone, ma nella mia zona, Avellino, provincia, Napoli, eccetera, consegno. E vi consiglio di provarla, di provare Tenuta Friggenti perché le verdure, ragazzi, sono sempre buone e soprattutto loro vi garantiscono dal momento del raccolto la consegna entro 360 minuti. E quindi questa cosa mi piace tantissimo. Poi c'è anche tutto un discorso di lotta integrata, non sono alimenti biologici, però c'è tutta un'attenzione alla coltura delle varie verdure e quindi non utilizzano tanti pesticidi, eccetera, eccetera. Insomma, io mi trovo bene e tante, 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 ma proprio tante di voi hanno comprato da Tenuta Friggenti e si sono trovate benissimo, ancora mi ringraziate. Io vi consiglio di andarla a provare, di andare a provare il loro servizio, perché secondo me la verdura, le uova sono davvero ottime. Apro e chiudo parentesi, non è una collaborazione, non guadagno nulla. Voi acquistate lì perché voglio essere trasparente anche in tempi non sospetti. Per quanto riguarda gli influencer, sempre sotto indagine sotto l'occhio del ciclone sono stato trasparente perché secondo me ha poco senso non esserlo. Qui ho messo le mie spezie e quindi devo andare a posare il pepe. Comunque, perché l'ho messa laggiù, non l'ho voluta più mettere all'interno dei cassetti qua, le ho messe direttamente lì, per adesso stanno lì così. E mi trovo bene. Tra l'altro, la cosa che vi fa rendere conto che queste verdure sono buone è proprio questa. Io stavo andando a lavare dei broccoli baresi e tra i broccoletti c'era anche la lumachina che trovate spesso perché fa proprio parte di quel ciclo vitale che loro non vanno ad interrompere. Quindi tutta questa lotta integrata, che secondo me è ottima per non utilizzare pesticidi e schifezze varie, quindi lasciano proprio gli insetti fare il loro giro, il loro percorso. Proprio di lotta integrata. Secondo me è molto importante lasciare che la natura faccia il suo corso. Tra l'altro, mi sono preparato già questa verza tanta perché la mangerò anche stasera. Adesso vado a chiudere. E niente, devo passare la lavapavimenti oggi. Sì, oggi passo al lavapavimenti. Volevo farvi vedere se riesco anche tutti i tralicci che ho montato. Così in questi giorni comincio anche perché li ho messi tutti. Non so per chi ha seguito i vecchi video, avevo comprato questi tralicci, poi sono andato a ricoprirli di ederine, tutte quante prese su Temu, sono diverse, insomma, di varie dimensioni, quelle più piccole, quelle più grandi, filo, 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 proprio a creare questa cosa molto, molto naturale. Adesso esco, vi faccio vedere un po', anche se il sole si è già spostato, perché ormai è già tardi, però vi faccio vedere l'effetto che secondo me è stupendo. Allora, ecco qui l'effetto che si è creato, ragazzi, è bellissimo, dal vivo è molto molto meglio, non si va a discostare da tutte le piante vere che ho. Qui ci sono le varie cassette proprio di frutta e verdura che devo andare a riconsegnare. Qui c'è ancora il lettino, questo qui che devo andare a pulire. Perché come vi dicevo l'altra volta ho levato le due poltroncine che stavano a destra e a sinistra, adesso c'è un po' di casino, però voglio lasciare uno dei lettini non proprio in questo modo, però quando lo vado ad utilizzare lo vorrei utilizzare in questo spazio, oppure lì dove c'è il sole, oppure lì dove c'è l'altro. Parlo sempre a bassa voce onde evitare disturbi vari, ma ragazzi, l'effetto è bellissimo. Non so se da qui si riescono a vedere meglio. Bello, davvero un effetto bellissimo. Bello, bello, bello. Ho coperto tutte queste zone un po' più aperte, poi con questo pannello dietro non si vedono neppure queste qui un po' più
targhette finte, e qui andrò a mettere un nuovo sistema di sicurezza perché io ho varie telecamere, eccetera, eccetera, ma andrò a mettere anche un allarme diverso. Questo per spiegare a tutti, con molta semplicità e molta trasparenza anche su queste cose qui, il motivo per il quale ho scelto di mettere delle piante finte, perché mi serve per questa cosa qui. Tra l'altro qui sembra sbocciato un qualcosa di bello, non lo so perché. Ma ci sono tutte queste piante verdi verdi con questo sole oggi, sembra tutto diverso, tutto più bello, davvero bellissimo. L'unica cosa che le mie rose ancora devono sbocciare, ma credo che prima o poi le andrò a levare da qui. Sì, penso proprio che le andrò a levare. Perché ragazzi è diventato davvero un po' complicato mantenere una cura per queste piante. Infatti, oggi mi dovrebbe arrivare un nuovo irrigatore che mi ha mandato un'azienda. Quindi magari in questi giorni lo proviamo insieme, perché un irrigatore automatico dovrebbe avere anche la funzione con ricarica d'energia solare, quindi secondo me è abbastanza valido e a me serve assolutissimamente, perché come sapete già ne ho uno, però me ne serve un altro per varie altre piante, quindi in questi giorni lo montiamo insieme. Comunque adesso passo un attimino la lavapavimenti, altrimenti mi saltano i piani organizzativi in casa e noi dopo ci vediamo. Devo andare a chiudere anche qui perché ho aperto. Ok, chiuso qui. E stamattina stavo pensando che nella lista delle cose che devo andare a cambiare qui in casa, le piccole cose, piccole migliorie, perché come sapete io mi sono portato tutti i mobili che avevo in mansarda, tutte le cose che avevo già in garage, ho riutilizzato tutto quello che avevo. E una cosa che ho fatto, ho messo un vecchio lampadario qui all'interno della mia camera da letto, che sicuramente nel tempo voglio andare a cambiare. Già sto andando a vedere un po' sia su Amazon e anche in negozi fisici dei vari lampadari. Sarà sicuramente dorato e forse lo vorrei prendere tipo quello che ho nel soggiorno, quello fatto a cerchi, perché secondo me andrebbe a completare bene, a richiamare bene tutti i punti dorati che ho all'interno della camera da letto. Adesso vi faccio vedere questo, che è una semplice sfera grande, molto grande, di circa 65 centimetri di diametro, che va bene ovunque. Fa una bellissima luce, ottimo. L'unica cosa che vorrei andare a cambiarlo, perché qui vedete ha questa parte in argento e soprattutto all'interno di questa camera, secondo me dovrebbe esserci qualcosa che vada a riempire ancora meglio il tutto. Quindi voglio prendere qualcosa che sia più grande e indipendentemente da questa parte qui che ovviamente alle cornici dorate, questi due poster che forse andrò a cambiare. Io questa parte qui del lampadario è una cosa che voglio andare a sostituire. Infatti avevo pensato di uno a tre cerchi qui, proprio identico a quello che ho, tipo diciamo a quello che ho nella zona, insomma nella zona salotto dove c'è il divano. Veramente mi sono trovato bene, è bellissimo, dà un bel effetto riempitivo, decorativo, e quindi per dare un po' più di un bel tocco in questa camera, secondo me questo va cambiato. Cioè, io so che va cambiato, però ovviamente ogni volta si aspetta il momento economico propizio, che non sempre abbiamo la possibilità economica di fare tutto e subito. Tra l'altro, andrò a cambiare, credo, anche la parte di dietro del letto. Ho visto dei pannelli che mi piacevano, ma ragazzi, costavano troppo, quindi non voglio andare a spendere una fortuna. Non credo di andare a riverniciare o a mettere una carta da parati dietro questa parte. Magari se riuscirò a fare questo cambiamento, capirete perché l'ho fatto, e secondo me nel totale sarà
carino, insomma, l'effetto che verrà, perché è un po' più, tra virgolette, luxury style, sempre a modo mio, nel senso non kitsch pacchiano. Comunque, il lampadario tipo questo qui, però messo in modo diverso, questo è stato messo da me, ragazzi, è stata un'impresa mettere questa cosa. Ho spostato più verso i lati, perché volevo che andasse a bilanciarsi meglio con la parte di sotto dei tavolini e quindi non cadere proprio dritto, dritto come si dovrebbe montare. L'ho montato in modo diverso. Infatti, se vedete, è montato tirato verso destra e sinistra e da quest'altro lato proprio per andarsi ad aprire ed essere bilanciato appunto ai tavolini, altrimenti sarebbe sceso un po' troppo e non mi piaceva l'effetto normale del classico lampadario tipo questi qua che vanno a scendere tutti quanti dritti, assolutissimamente non mi andava a riempire questo grande spazio. Invece, visto che dovevo andare a riempire molto questo spazio, richiamando sempre delle forme circolari che si ripetono all'interno di casa, allora l'ho montato in questo modo con i fili più tirati che li andassero a spostare e ad allargare, anche perché sotto, avendo questi tavolini che di volta in volta sposto, in questa colonna, diciamo questa colonna centrale che si forma visivamente, tutto è ben bilanciato, tranne la lavapavimenti. Quando si arreda bisogna pensare a tutto. Comunque, io adesso faccio un po' di cose perché poi devo anche uscire e poi noi dopo ci vediamo, spero dopo, oppure non so quando. Ma ci vediamo, non vi preoccupate che ci vediamo. Io prontissimo per uscire, oggi fa davvero molto molto freddo, pensavo facesse un po' più caldo, ma no, questo sole non ha riscaldato tantissimo e niente, mi sono messo molto 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 più pesante, infatti ho messo questo giubbino di nuovo e niente, bisogna aspettare ancora un po' per la primavera. Ho perso un po' di tempo in un negozio perché c'era una commessa gentilissima alla cassa e quindi mi sono complimentato con lei, in quanto è sempre più difficile trovare persone gentili e quando c'è qualcosa di negativo subito siamo pronti ad azzannare le persone. In questo caso ho voluto anche fare i complimenti perché davvero una commessa gentilissima, tra l'altro non era gentile nemmeno con me. Nel senso è stata gentile con un'altra persona, ma avendo visto il gesto, niente, mi sono complimentato, ho detto guarda, sei davvero capace di stare al pubblico e mi fa piacere, te lo voglio dire, anche se non c'entro niente in questa situazione, ma vedendoti giustamente dall'esterno, non può far altro che piacere. Buongiorno a tutti, ho finito da poco di fare la doccia, io perciò vi voglio filmare subito, proprio così di getto, questo qui è il preferito del momento, cioè è il preferito del momento e della vita, è comodissimo ragazzi, prendetelo perché è stracomodo in doccia, soprattutto quando non volete perdere tempo a svitare barattoli, flaconi, eccetera, eccetera, questo è ottimo. Adesso devo andarmi a pulire un po' tutta quanta la doccia perché l'ho fatta e quindi devo assolutamente andare ad asciugare tutto. Io sono qui dentro, forse da qualche parte già. Però vi volevo dire che veramente è top perché è comodo. Andate a premere. Se ne mettete due, tipo shampoo, io ho fatto shampoo doccia, anzi dopo vi faccio vedere pure quello che ho utilizzato. Ma se ne mettete due, uno per lo shampoo, un altro per il bagnoschiuma che utilizzate di frequente, sono stra top. Non perdete un attimo di tempo all'interno di una doccia che purtroppo deve diventare sempre più breve, perché i tempi ce lo impongono, il risparmio energetico ce lo impone, però ogni tanto, ragazzi, concedetevi queste docce lunghe, così non date cattivi odori all'interno delle metro, perché l'altra volta sono stato in metro e c'era qualcuno forse che non aveva utilizzato bene il bagnoschiuma. Quindi agevolatevi delle operazioni semplici e lavatevi. E comunque tra gli economici, l'avete visto già l'altra volta che l'ho preso, questa linea qui Eloderma 400 ml a un prezzo accettabile, abbordabile, ottimo. Quindi ve lo straconsiglio. C'è anche quella al melograno che mi è piaciuta molto. Sinceramente la consiglio questa marca anche per quanto riguarda i saponi, se non volete spendere tanto, se non volete
un inci troppo forte. Questo non è proprio il massimo, ha una certificazione bio, però devo dire che è ottimo tra le varie marche, tra i vari brand comunque più economici. Quindi compratelo perché se volete risparmiare e avere un prodotto accettabile non è male. Ci sono ovviamente in varie profumazioni, vari gusti, come dico io. Infatti quello al melograno è uno che mi piace di più. E poi c'è anche la versione sapone mani, insomma, ottimo. Buongiorno, mi sto prendendo degli integratori, questi della Food Spring, questi qua sono vitamine a partire da ingredienti naturali. Adesso bevo un po' d'acqua. Io odio questi pilloloni, mi piacciono più le bustine, però vabbè. Ogni tanto faccio questi cicli di vitamine. Aspettate. Dice, ma non puoi fermare la registrazione? No, perché con il cellulare già mi risulta tutto quanto un po' più complesso. Comunque, buongiorno, buongiorno a tutti. Io ho finito di fare la doccia, mi sono asciugato, strigliato, profumato. Oggi ho messo un bel profumo, quello di Zara. Che mi piace tanto e niente, ho fatto anche i capelli, ho rasato tutto per bene. Se vedete qualche discromia, sicuramente perché appena applico delle creme sto avendo la costanza di fare una skincare con siero crema, non sempre perché la mia costanza è a giorni alterni, non mi piace impiastricciare troppo il viso. Anzi, leggevo che tante star di Hollywood non utilizzano paradossalmente creme, e questo mi fa pensare. Quella che più mi ha colpito tra tutti è stato Brad Pitt, che addirittura lui non, almeno così si dice, non utilizza detergenti per andarsi a lavare. Quindi il suo segreto, tra virgolette, di bellezza è che si fa la doccia e si passa solo un asciugamano, almeno così si dice, ma se ne dicono tante nell'ambiente VIP, nell'ambiente di Hollywood, e si passa questo asciugamano molto bagnata durante la doccia. Quindi questo fa sì che la sua pelle si ripristina ogni volta. Ragazzi, c'è un vento che voi non avete idea, viene giù di tutto. E quindi dicevo, evidentemente la sua barriera cutanea si ripristina sempre al meglio proprio perché non mette tante creme. In realtà mi sto trovando invece molto bene con quella che vi ho fatto vedere in un video che ho preso su Amazon, ma l'ho trovata in parafarmacia, farmacia della connettivina. Quella con la protezione solare vorrei cominciare a metterla, anche se ci sono degli studi in cui dicevano che la protezione solare, insomma, non andava bene, tutto il contrario di tutto, però mi sento meglio, un po' più idratato per quanto riguarda la pelle, in quanto dopo la doccia ho comunque una pelle leggermente più secca, perché io faccio la doccia purtroppo bollente, molto calda, e quindi devo per forza andare di qualcosa, almeno sul viso, sul corpo meno, però un po' di aloe, un po' di siero molto idratante ci vuole, perché veramente faccio una sauna mista a doccia. Però sinceramente fino adesso non mi lamento. Comunque io adesso scappo perché oggi, non so se ve l'ho detto già in questo vlog, comunque vado finalmente a casa di mia mamma, pranzeremo tutti quanti lì, sarà una bella giornata, almeno il momento pranzo tutti quanti insieme, quindi sono super contento perché non sempre riesco a vederla, ultimamente mi sta diventando davvero difficile perché ho tutti orari molto sballati, quindi la sera magari non voglio fare molto tardi, altrimenti dovrei solo dormire là, diventa davvero un casino, quindi quando ci sono questi momenti me li godo tutti. Perché sono sempre più rari, purtroppo, un po' gli impegni, un po' mi sento a volte molto stanco perché ho avuto magari una giornata molto difficile, ce ne sono sempre ultimamente, quindi oggi ne approfitto e mangiamo tutti quanti insieme. Non vedo l'ora perché è davvero da un bel po' di tempo che non ci sentiamo sempre, perché con mia mamma io mi sento sempre. Però a vederci stranamente non è mai capitato in questo periodo
ci vediamo un po' meno. Quindi adesso vado a recuperare. Ed eccoci qui a casa di mamma, finalmente vi faccio vedere. Mia mamma non voleva essere ripresa perché si è messa tutta questa cosa in testa, bigodini, si è messa questa retina sì, per non far cadere i capelli, eccetera. Sempre l'igiene in cucina, mi raccomando. Sta arrostendo cose, infatti si sente seppia arrostita. Poi abbiamo i calamari fritti che fra poco friggeremo in friggitrice ad aria. Questi carciofi qui, che sono quelli, sono i cuori di carciofo, però fatto marinato. L'insalata. Però sono marinati, diciamo. No, marinati, Ah, sì, ok. Va marinati. bene, questi sono i più buoni perché sono crudi e sono buonissimi, però ci vuole tanto tempo a farli, infatti non li faccio mai. Niente, oggi sono ospite qui in questa casa, finalmente, così non faccio nulla perché io non voglio fare nulla. Voglio solo godere del pranzo, non farò nulla, non aiuterò nessuno, non mi interessa niente, oggi io sono in ferie. I fiori regalati a mamma per la festa della donna, guardate come sono mantenuti benissimo, belli. Stavo mettendo un po' la tavola e ho trovato questi qui che sono dei bellissimi tovaglioli, cioè nel senso sono fatti molto molto bene, non so se voi da voi li trovate, sono del marchio Vesuvio, adesso vi faccio vedere. Questi qui che io purtroppo non riesco a trovare nella mia zona, ma mamma sì, infatti sono doppio velo in pura ovatta di cellulosa e ragazzi sono davvero molto molto morbidi, ottimi, cioè danno soddisfazione quando ci si va a pulire, quindi super top. Vesuvio super top. Fatemi sapere se da voi li trovate. Zucchine e gamberetti. Perché mamma ha finito adesso di pulire con questa qui che è una lavapavimenti. In realtà lei ha anche quella della, come si chiama quella che ho portato l'altra volta? Mi sono dimenticato. Pultenic. Invece ha Ultenic. Invece oggi ha utilizzato questa. Questa io l'ho portata, questa è proprio la mia e l'ho portata io. Invece l'altra l'ha comprata sempre con il mio codice sconto. Invece questa qui per quest'altra zona, giorno, la sto utilizzando. Sono le uniche due un po' più leggere, quindi mamma si trova meglio. Allora, siamo qui. Ti volevo far salutare da mia mamma perché finalmente si è tolta tutto l'ambaradan Ma mi sono dalla lavato i testa. capelli, sono messi i bigodini. Ok. Ieri no, li sono fatti. Mamma non sa farsi i capelli, quindi si mette i bigodini. Però prima di mangiare ha levato tutto quel turbante in testa, ma fa bene ammettere, non sempre, per carità, a volte si va di fretta e non si fa, però è meglio sempre coprire i capelli quando andate a cucinare, perché dopo trovate un perché non perché rompipalle come me, che non si ma trovi il Ma capello, poi ci dice. tocca, può succedere se tu ti rispetti, no? Certo, Invece quando ho certo. finito di cucinare sto tranquilla. Ok, infatti, e oggi a mamma devo fare il reso di questa qui, non so se ve l'ho mai fatta vedere, forse l'altra volta, non mi ricordo, è una card per il controllo a distanza, una card GPS per controllare la persona oppure avere la posizione della persona che voi volete andare a controllare. Io l'ho messa nel portafoglio di mia mamma, ma purtroppo ho notato che non funziona tanto bene, quindi devo fare assolutissimamente il E reso. basta che ha chiuso nel No, portafoglio. no, no, quella deve stare, va bene così, cioè alla fine va bene così. Abbiamo mangiato benissimo, infatti, Aiutami, che mio figlio no, diceva veramente, questo. no, oggi abbiamo mangiato ancora meglio perché c'erano tutte cose che piacciono a me, tutte le verdure che io non faccio quasi mai, tipo i carciofi dorati e fritti, quei carciofi marinati che ancora mi piacciono di più, marinati all'insalata, insomma quelli crudi, teneri, perché mamma prende solo la parte di dentro più tenera, ma chi ha questa pazienza? Io ho pazienza per fare qualsiasi cosa, tranne per alcuni tipi di verdure, tipo i carciofi, oppure verdure a foglia verde che bisogna andare a Ma quelle pulire sono cose bene. che ci vuole tanta Mamma pazienza. mia, che Tanto scocciatura. tempo e tanta pazienza. Siccome Sì. ieri era cattivo tempo, io ho preso i carciofi, ne ho approfittato.
ho passato la serata a pulire i carciofi. Ecco, perfetto. Io invece ho passato la serata a vedermi delle serie Netflix. No, i carciofi proprio non fanno per me. Ah, ecco. Io mi sono visto pure la televisione, mi faceva non è l'altra cosa. Perché mamma riesce a fare più cose contemporaneamente a differenza mia. Io assolutissimamente no. Sì, la cucina, solo la cucina. E quindi no. E niente, oggi mamma va, tra poco andrà a messa, io invece devo uscire e poi noi dopo ci vediamo. Anzi, ancora grazie a Rosa perché manda sempre i saluti a te. Grazie, ricambia tantissimo, affettuosamente, con un abbraccio grande grande. Sì, perché mi chiedono non sempre... Non solo a Rosa, pure agli altri. A tutti. Perché se la Rosa, perché si ricorda sempre. Sì. Un bacio grande. Ciao, a dopo. Siamo al giorno dopo. Io sto andando a caricare di acqua il serbatoio del robot, ma già sono pronto, però mi ero dimenticato di andarlo a ricaricare di acqua. Andrò a mettere anche del detergente, così in mia assenza devi andare a lavare tutto il pavimento, visto che ho vari impegni. Come avete visto, io sono già super pronto, siamo al giorno dopo. E ieri è stata una bella giornata, però mi sono goduto mia mamma un po' di più, la famiglia, perché ne avevo veramente bisogno, avevo anche bisogno di mangiare tutte quelle leccornie che aveva preparato, quindi ci siamo dedicati del tempo. Dei vlog un po' così servono semplicemente a infondervi quello che in quel momento provo, ovvero una semplice serenità per le piccole cose e per i momenti che secondo me sono sempre straordinari, anche se sono momenti quotidiani di vita normale. Quindi apprezzateli, godeteveli, fosse pure un piatto di pasta che potete mangiare con tranquillità, godetevelo, godetevi le persone attorno quando le avete, perché così non avete nessun tipo di rimpianto. Io scappo purtroppo perché il dovere mi chiama, noi ci vediamo al prossimo video, questo robot non so che vuole fare perché già lo vedo che sta un po' barcollando. Forse vuole un po' di detergente in più, vedremo. Comunque, ci vediamo al prossimo video. Grazie per essere stati con me anche oggi in questo vlog semplice di momenti di vita quotidiana. Ciao!